Voci.fm, il sito delle voci. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it. Su Voci.fm, Fabio Volo. Ciao, ciao a tutti i Voci di FM, ciao. Fabio Volo, come è stato? Qual è stata la differenza tra doppiare poi in Kung Fu Panda e dare la voce, narrare, insomma, raccontare questa storia in Ailo? Beh, intanto in Kung Fu Panda ero proprio, diciamo, la voce del protagonista, quindi dovevo anche, c'è il labiale, c'è tutto, diciamo, un altro approccio. Questa è una voce narrante. Sono stati entrambi due lavori molto belli, uno ovviamente più divertente, che era il Kung Fu Panda, che è un cartone animato. Questo è, come dire, è una poesia, sia dal punto di vista delle parole che non ho scritto io e sia dal punto di vista dell'immagine, ecco. Che cosa ti è piaciuto in particolare di questo film, che è un po' documentario, un po' film, e racconta di un cucciolo di renna? Le immagini sono molto belle, nel senso che la Lapponia con la neve sono posti che io non ho mai visto personalmente, ma che più o meno conosciamo un po' tutti. E poi il fatto appunto che non fosse solo un documentario, cioè delle riprese di animali, ma che ci fosse una storia, che questa renna a sua insaputa, questo piccolo cucciolo Ailo, è il protagonista di una storia che ha un inizio, un centro e una fine, ecco. Poi peraltro conosciamo anche dei personaggi, no? Cioè per esempio l'ermellino, che lo possiamo definire lo schizzato della Lapponia, come il lemming, lo sfigato, perché se lo vogliono mangiare tutti, no? Sì, poracci. Poi dopo ci sono questi amici che lui incontra, diciamo, in questo percorso, e poi ci sono anche i pericoli, no? Perché c'è l'orso, ci sono i lupi, insomma, ci sono anche delle scene dove uno si può spaventare, non tanto quanto noi con Bambi, ma... Predatori senza scrupoli. Ma ce ne sono anche di meno inquietanti. Questo è un ermellino. Doppiaggio e il tuo lavorare con la voce, visto che tu hai iniziato dalla radio, fai anche la radio, che posto hanno in questa tua variegatissima carriera? La radio è una cosa che proprio che faccio e che amo, e sono io, parlo con il mio accento e la mia cadenza e tutto. E il doppiaggio è una cosa che mi è stata chiesta, non era ovviamente nei miei progetti, perché non penso di avere né una bella voce né una bella cadenza, diciamo, no? Però me l'hanno chiesto e mi butto sempre in ogni avventura. Insomma, mi sembravano delle cose molto belle. Ai bambini si racconta che un cucciolo appena nato ha 5 minuti di tempo per imparare a reggersi sulle proprie zampe se vuole seguire la sua mamma. Questa è la storia di Ailo, il cucciolo che imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura. Incontrerà nuovi amici e affronterà incredibili sfide alla scoperta di un mondo bellissimo. Ti piace molto il fatto che i tuoi figli magari ti risentano, no? Al cinema. Sì, perché diciamo i lavori dove adesso, diciamo, vanno bene anche come, diciamo, il target dei bambini, li prendo volentieri, perché loro non sanno esattamente che lavoro faccio, no? Sanno che vado alla radio la mattina, li ho portati in radio un paio di mattine, ma non sanno tutto il resto. E quindi mi piace fare dei lavori dove adesso io me li porterò al cinema a vedere Ailo, è già un mese che gliela meno, che la voce è la mia, insomma. Vi siete mai accorti come alcune persone ispirino un senso di serenità? Si muovono lentamente, come se fossero delle nuvole. E basta guardarli per sentirsi rilassati. Ecco appunto, l'ermellino è l'esatto contrario. Puoi dare un consiglio agli amici di Voci.fm che vogliono iniziare o che stanno già facendo doppiaggio, lavorando con la voce? Che cosa ci vuole? Cavolo, sai che a ogni intervista mi dicono: ci dai un consiglio per come scrivere un libro? Io non saprei da dove partire. Io dico sempre: più sei vicino a te stesso, più sei diverso dagli altri, per cui non inseguire. Io per esempio non volevo mai assomigliare a qualcun altro, volevo semplicemente assomigliare a me stesso, quello io direi, per essere diverso dagli altri. Voci.fm, ciao a tutti da Fabio Volo, vi voglio bene, ciao. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it.